Questa è la legge! Si può rifiutare un compito a sorpresa o di entrare in un'aula senza riscaldamenti? Si può fotocopiare un libro o registrare una lezione? Quando si può andare in bagno? Se vuoi conoscere tutti i diritti dello studente di qualsiasi scuola o università si tratti, non hai che da seguire questo mio nuovo video. Sono sicuro che lo troverai interessante sia che tu sia un giovane studente che un padre con un figlio in età scolare. Prima però, il nostro motivetto preferito, quello della sigla di Questa è la legge. Ah, quanto vorrei tornare a scuola di nuovo, altro che diritti. Sarei disposto ad accettare una marea di ordini pur di rivivere quei momenti. Un consiglio per tutti, ragazzi, quindi. Sappiate prendere il meglio di quest'età. E con il meglio non intendo solo il gioco o le amicizie, che comunque sono importanti. Ciò che potrete imparare in questo momento non potrete farlo mai più dopo. Percorrereste mai una strada piena di buche? La vostra cultura scolastica è una strada e le buche sono le lacune che lasciate. Più ce ne saranno, più facilmente cadrete domani. Il primo fondamentale diritto da citare è proprio il diritto allo studio. È garantito dalla Costituzione italiana, in diversi passaggi peraltro. La scuola è aperta a tutti, dice l'articolo 34. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Questo articolo della Costituzione, dunque, non solo garantisce il diritto allo studio per tutti i giovani italiani, ma anche il diritto alle borse di studio e agli assegni per le famiglie economicamente svantaggiate. Il diritto alla privacy degli studenti deve essere garantito evitando di commettere alcuni grossolani errori come questi. Ad esempio, è vietato pubblicare in bacheca o su internet la graduatoria degli studenti, specie se minorenni, che non hanno diritto alla mensa o allo scuolabus. I ragazzi hanno diritto a vedere preservati alcuni dati, come ad esempio il loro nome, la loro età, la classe che frequentano ed il loro luogo di residenza. È vietato pubblicare i nomi dei genitori che sono in ritardo con i pagamenti dei servizi aggiuntivi, come appunto la mensa o lo scuolabus. Allo stesso tempo non si può rendere pubblico il nome degli studenti che beneficiano di questi servizi in modo gratuito perché le loro famiglie sono economicamente in difficoltà. È lecito invece pubblicare i voti degli studenti, assegnare un compito che riguardi la vita personale dello studente senza invadere troppo la sua intimità, installare delle telecamere di sicurezza funzionanti solo durante l'orario di apertura e segnalate con appositi cartelli. Le registrazioni devono essere cancellate dopo 24 ore. È lecito fare delle foto dei video durante le gite scolastiche o le recite di scuola, purché le immagini non finiscano su internet senza l'autorizzazione dei genitori degli interessati. La legge non dice nulla che vieti i compiti a sorpresa, quindi tra i diritti degli studenti non c'è quello di poterlo rifiutare, non almeno quando il docente fa questa scelta per motivi didattici. Il compito a sorpresa non è illecito, pertanto il docente non è obbligato ad avvisare e lo studente non ha il diritto di essere avvisato. Lo stesso vale nel caso in cui gli studenti debbano affrontare due compiti in classe nello stesso giorno. Nulla vieta di farlo. Questo però non vuol dire che il docente possa utilizzare questo strumento a proprio piacimento al di fuori delle esigenze didattiche. Se un professore fa un compito a sorpresa ad un alunno per tentare di metterlo in ridicolo davanti agli altri o magari per qualche ripicca personale, allora lo studente ha il diritto di rifiutarlo. Sul diritto di tenere il cellulare a scuola si è discusso fin troppo. La legge che regolamenta questo aspetto dice che lo studente, per ottenere un pieno rendimento, non deve utilizzare il telefonino o un altro dispositivo elettronico durante lo svolgimento delle attività didattiche. Chi non rispetta questa indicazione rischia una sanzione disciplinare individuata in piena autonomia dal dirigente scolastico. Tuttavia, l'uso del cellulare, pur restando vietato, può essere consentito dall'insegnante in caso di urgenza per consentire magari allo studente di poter restare in contatto con i propri familiari. La scuola, inoltre, può disporre in piena autonomia di costringere gli studenti a consegnare i telefonini temporaneamente per poi restituirli al termine dell'attività didattica o, in casi eccezionali, direttamente ai genitori. È chiaro che gli studenti devono
possono riavere il cellulare al termine delle lezioni o tra una lezione e l'altra, a meno che un ragazzo non abbia fatto un uso scorretto del cellulare, e allora il docente o il dirigente possono decidere di consegnarlo direttamente nelle mani di un genitore. Un uso scorretto potrebbe consistere ad esempio nel telefonare durante le lezioni, oppure nel fare dei filmati o delle fotografie al prof. Tale comportamento è vietato dal garante della privacy. Come abbiamo già visto, l'uso del cellulare durante le attività didattiche è vietato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Garante della Privacy. Tuttavia, l'Authority mette nelle mani delle scuole la facoltà di decidere in merito. In particolare, per quanto riguarda il diritto di registrare le lezioni con uno smartphone o con un tablet, il Garante apre a questa possibilità purché l'alunno lo faccia solo per fini personali. Significa che è possibile registrare una lezione a condizione che il contenuto della registrazione sia destinato allo studio personale e non finisca magari sul web o sui social network senza il consenso delle persone riprese. Altrimenti si rischia una sanzione anche penale. O quando scappa, scappa. Al cuore e alla vescica non si comanda. Quindi tra i diritti degli studenti c'è anche quello di fare la pipì. E però, cari amici miei, non siete cinquantenni e la vostra prostata, per i maschietti almeno, funziona benissimo. Quindi, a meno che la sera prima non vi siate scolati 5 litri d'acqua o peggio di birra, non c'è ragione di andare al bagno ad ogni cambio d'ora. Certo, è difficile poter dimostrare che un ragazzo sta barando quando afferma, anche con fretta ed insistenza, che gli scappa la pipì. E naturalmente un docente non può verificarlo aspettando che il povero studente se la faccia addosso. Pertanto, l'uso del bagno è un diritto. O se preferite, è vietato impedire ad un alunno di andare a fare la pipì. O la popò. Purché va da sé, il ragazzo non lo chieda appunto ogni 10 minuti, a meno che abbia qualche problema fisico dimostrabile con un certificato medico. E a proposito di popò, è un diritto dell'alunno andare in bagno e trovare la carta igienica e il sapone per lavarsi le mani, prima di tornare ovviamente in aula, nonché anche gli asciugamani, preferibilmente in dispenser monouso, parliamo ovviamente di quelli di carta. È responsabilità del dirigente scolastico che la fornitura di tale materiale igienico non sia mai interrotta come stabilisce la legge. La legge impone ai dirigenti scolastici l'obbligo di tutelare la salute sia del personale docente o ausiliare, sia degli alunni. Va da sé che il concetto di tutela della salute comporta sia avere nelle aule una temperatura accettabile, sia garantire un minimo di igiene negli ambienti. Questo significa che se la mattina, quando si arriva a scuola, le aule sono sporche e l'ambiente è gelido perché è inverno, oppure soffocante perché a giugno o a settembre il caldo non dà tregua, in teoria lo studente avrebbe il diritto di rifiutarsi di entrare in aula. La normativa stabilisce che all'interno degli edifici scolastici la temperatura deve essere compresa tra 18 e 22 gradi nei mesi invernali e tra 24 e 27 nei mesi estivi. In entrambi i casi è consentita la tolleranza di un grado in più o in meno. Inoltre, il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro chiede di mantenere un'umidità relativa tra il 45 e il 75%. D'altra parte, lo stesso Ministero della Salute ricorda il principio sancito dalla Carta dei Servizi Scolastici. L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole sia per gli alunni che per il personale. Se ne deduce che quando mancano questi presupposti, lo studente ha diritto di rifiutarsi a restare a scuola. C'è un dato di fatto innegabile ed è quello della difficoltà che molte famiglie hanno ad acquistare i libri di scuola, soprattutto quando hanno più figli e ciascuno di loro deve avere la propria dotazione di testi. Per risolvere questo problema, o per aiutare a risolverlo, ci sono diverse soluzioni. Una è quella di ricorrere al mercato dell'usato su internet o negli appositi punti vendita. Il risparmio è consistente ed è legale. Qualcuno si chiede però se è un diritto fotocopiare i libri del compagno di classe. Purtroppo al riguardo ci sono molti limiti legati al diritto d'autore. In pratica è lecito fotocopiare fino al 15% di un libro per uso personale, ma non di più. Attenzione, perché non vale fare i furbi. Non è che oggi puoi fotocopiare il 15% e torni domani a fare altrettanto finché nel corso di una settimana avrai in mano il libro intero. Il limite interessa lo stesso testo e chi trasgredisce questa norma rischia una sanzione penale. Altra soluzione è quella di accedere ai bonus libri istituiti e gestiti dalle singole regioni per le famiglie meno abbienti.
Una volta, se combinavi qualcosa durante le lezioni, il maestro ti tirava un cartone in faccia e se ti lasciava il segno delle cinque dita quando tornavi a casa, eri costretto a raccontare di aver litigato con un compagno. Meglio non dire che era stato l'insegnante, altrimenti tuo padre prima ti segnava l'altro lato della faccia e poi ti chiedeva cosa avevi fatto. I prof meno maneschi ti mandavano all'angolo o dietro la lavagna, oppure ti mettevano in testa il classico cono con la scritta somaro. La guancia non faceva male, ma l'orgoglio era distrutto quando sentivi i compagni ridere di te senza troppi complimenti. Ma oggi è un diritto degli studenti rifiutare una punizione? È certamente un dovere degli insegnanti non superare certi limiti, come ha stabilito la giurisprudenza. Esiste infatti il reato di abuso dei mezzi di correzione, che quando raggiunge certi livelli sconfina in quello di violenza privata continuata. Per la Cassazione addirittura si può sconfinare nel più grave delitto di maltrattamenti, punito invece con la reclusione. Per fare qualche esempio pratico, il famoso cartone in faccia o una tirata di capelli a un alunno rientra nel reato di lesioni personali e abuso dei mezzi di correzioni. Lo stesso vale per la violenza psicologica, come una frase o un atteggiamento in grado di umiliare uno studente. In altri casi, invece, l'alunno non ha il diritto di rifiutare una punizione. Si parla, ad esempio, dei rimproveri ad uno studente per una piccola mancanza, perché non ha studiato, perché sta prendendo pesantemente in giro un compagno e roba di questo tipo. Per gli episodi più gravi, gli atti di bullismo o violenza commessi ai danni degli altri studenti, vale quanto deciso dagli istituti, compresa la sospensione o l'espulsione dalla scuola. L'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole è obbligatorio per legge. Un alunno però ha il diritto di non fare ginnastica per motivi di salute certificati da un medico. Significa che uno studente non può restare fermo durante l'ora di educazione fisica solo perché è stanco, ma perché la sua salute non gli consente di svolgere quell'attività. Al dirigente scolastico spetta il compito di autorizzare l'alunno a non fare ginnastica, ma solo, come detto, se ci sono dei validi e certificati motivi di salute. Questa è la legge. E questa è la legge! Questa è la legge. Questa è la legge! Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.